Ciao a tutti, io sono Maria Cristina Rinaudi, chef nel ristorante Le Torri di Castiglione Falletto. Oggi vi presenterò nella mia cucina delle ricette tipiche delle Langhe, in Piemonte. Questa è la ricetta per la preparazione del bunette al cioccolato, un dolce tipico della Langa. Qua ci sono i nostri ingredienti, 8 uova, amaretti, 300 g di zucchero semolato, 50 g di cacao amaro, della pasta di nocciole di Langa, un cucchiaio di caffè liofilizzato e circa una tazza di Barolo chinato. Allora, la preparazione del bunette al cioccolato per una dozzina di persone inizia con scaldare il latte in una pentola con i nostri amaretti. Mentre il latte si scalda con gli amaretti, rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo lo zucchero semolato nelle uova e iniziamo a girare. Piano piano aggiungiamo il cacao amaro il Barolo chinato continuando a girare bene. Il nostro caffè liofilizzato e la pasta di nocciole di Langa. Continuiamo a girare senza montare le uova. Dopo 3 o 4 minuti il latte è caldo e gli amaretti iniziano a rompersi. Li aggiungiamo lentamente nel composto di uova, cioccolato e zucchero. Continuiamo a girare cercando di mischiare bene tutti gli ingredienti. Il nostro composto è adesso pronto per essere infornato. In queste piccole scodelline abbiamo preparato del caramello mettendo lo zucchero semolato direttamente sopra la fiamma. Adesso che è duro possiamo iniziare a riempire con dei bei mestoli colmi della nostra preparazione per il bunette. Inforniamo i nostri piccoli bunette nel forno a vapore oppure a bagnomaria, sempre in forno. La temperatura impostata è molto bassa. L'uovo non deve cuocere, ma stufare leggermente. Circa 45 minuti. È terminata la cottura dei bunette. Togliamo la teglia dal forno e lasciamo raffreddare. Presentiamo il nostro bunette in un piatto di portata. Grattiamo un po' di cioccolato fondente a piccole scaglie. E guarniamo con una foglia di menta fresca. Per un'ulteriore decorazione del nostro bunette al cioccolato possiamo creare dei fili di caramello.
oscilliamo la nostra spatola velocemente per creare dei fini capelli di caramello. Muovendoci delicatamente, muoviamo la nostra matassa per formare un leggero gomitolo di caramello. Appoggiamo il nostro gomitolo di caramello come decorazione, un'idea per rendere più originale il nostro budino.